Allora, noi riteniamo che se c'è una tifoseria che è stata penalizzata è la Salernitana. È sotto gli occhi di tutti, 4.874 abbonati, in più 2.500 pagati. Fare una farsa come quella che dopo 20 minuti, giocatori che si buttano a terra, sostituzione dopo 58 secondi. Ma la cosa ancora più grave è che mentre a Nocera dicono che loro sono stati penalizzati, dimenticano che nell'agro nocerino sarnese ci sono oltre 5-600 tifosi della SEA, che siccome che per loro disgrazia portano residente A e quindi non hanno potuto sottoscrivere il biglietto. Quindi noi riteniamo dal nostro punto di vista che di denunciare la Nocerina Calcio, i giocatori della Nocerina e in particolar modo il direttore Pavarese, perché voi che siete della stampa sapete la dichiarazione che ha rilasciato all'interno dello spogliatoio. Non ha manco il buon senso di tacere, signor. Mi meraviglio uno come lui, che è stato in Serie A, venga a fare una dichiarazione del genere prendendo in giro la città di Salerno. Pertanto noi abbiamo dato mandato all'avvocato Michele Senna, dichiariamo che danni morali e anche economici veri. Questa è la nostra posizione, perché riteniamo che noi siamo stati veri, che siamo stati maltrattati male. Sì, indubbiamente sono persone offese rispetto a questo comportamento disdicevole, a quello che è accaduto, che ha invalso l'onore delle cronache per la nostra città rispetto a un episodio che è da stigmatizzare e che è compiuto da delinquenti, perché quelli che hanno minacciato i giocatori della Salernitana non possono che essere qualificati come dei delinquenti. È evidente che il tifoso salernitano che era lì allo stadio per utilizzare un momento di spazio personale, per divertirsi e per vedere una partita, è stato costretto a torto collo da situazioni esterne al mondo calcistico a non poter godere di questo spettacolo. È persona offesa e quindi rispetto a questo vorrà dire tutte quante, diciamo, le vie che sono permesse e consentite dal nostro ordinamento per la tutela dei propri diritti.